Podcast. La giornata. Cosa c'è da sapere? Ricordate, ragazzi, signori, vi vedo sempre un po' nervosi. Io sto cercando, diciamo. È stata movimentata alla Camera, come si poteva immaginare, la mattina di Giorgia Meloni, che ha attaccato le opposizioni e ha ricevuto risposte dure. Al centro sempre l'Ucraina, sulla quale il PD ha rivendicato la coerenza che la Premier invece gli nega e per la quale il capo 5 Stelle Conte ha accusato Meloni di avere un comportamento succube della politica americana, che ci porterà alla terza guerra mondiale. Kiev e gli aiuti militari sono il cuore del Consiglio europeo di oggi e domani a Bruxelles, nel quale si discuterà la possibilità di usare gli extra profitti dei beni russi congelati, 3 miliardi all'anno, di fare debito per rafforzare l'industria bellica europea e dove si delinea l'ormai classica spaccatura tra i frugali e il fronte che spinge per gli eurobond. In Italia invece deflagra il caso Bari, dove il ministro Piantedosi ha inviato una commissione per verificare infiltrazioni mafiose nell'amministrazione comunale e stabilire se il Consiglio deve essere commissariato dopo un'indagine che ha portato in città a 130 arresti. Il sindaco uscente De Caro, in avvicinamento alle europee, si ribella e piange in conferenza stampa, mentre a Montecitorio riappare Salvini e la polemica si fa piccola piccola. Per cortesia, colleghi, per cortesia. L'ho chiamata ragazzo? Vi ho chiamato raga. Chiedo scusa, onorevoli, giovani onorevoli. Siete giovani, onore? No. Vabbè. È giovedì 21 marzo. Io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Probabilmente il suo problema è entrato ora in aula, ce l'ha a fianco, si chiama Salvini, perché se andiamo a vedere la questione Navalny, abbiamo le sue dichiarazioni, saranno medici e giudici ad accertare le responsabilità, mentre la sua sinistra trova il ministro Tajani che pochi giorni fa si è espresso dicendo che... Bacio! Si è non eccedete bacio. Nelle fusioni proprio in aula. Si è espresso dicendo che Navalny è stato escluso con l'omicidio. Mauro Del Barba è un deputato di Italia Viva. Mentre sta intervenendo nel corso del dibattito seguito alle comunicazioni di Giorgia Meloni dedicate anche a Montecitorio, al Consiglio europeo che inizia oggi, entra Matteo Salvini. Eccolo qua, il leader della Lega. Si avvicina alla Premier dopo la fosforescente assenza al Senato di 2 giorni fa. Si entusiasma il capogruppo Davide Faraone, sempre del partito di Matteo Renzi, che vorrebbe suggellare quell'apparizione, la quale rimane però più o meno tale, visto che il ministro delle infrastrutture si ferma una decina di minuti, il tempo per far scattare le foto dell'abbraccio e poco più. Basta alla presidente del Consiglio, alla quale conviene minimizzare la distanza così plastica in queste ore su Putin e Ucraina. Invece, nella replica alle opposizioni, come sempre galvanizzata dall'aula parlamentare, Meloni usa la fondo. Dice il collega De Luca, parli con Orban e con Salvini per chiarire il loro sostegno all'Ucraina. Beh, guardi, io penso che in entrambi i casi parlino le decisioni e i voti. E i voti dicono che a livello italiano la posizione del governo è chiara e i voti dicono che a livello europeo noi siamo riusciti negli ultimi 2 consigli europei sia a mandare avanti l'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea sia a garantire una revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l'Ucraina per i prossimi 4 anni. Quindi in alcuni casi quando io parlo, e in alcuni casi non avevo bisogno di farlo come nel caso del ministro Salvini, ma quando io parlo con persone con le quali ho buoni rapporti e capace che riesca a portare a casa dei risultati, se voi provate a parlare con i vostri alleati del Movimento 5 Stelle e magari riuscite a fare lo stesso miracolo, l'Ucraina me ne sarà grata. Il duello con Elly Schlein, in vista di quelli TV che sicuramente si troveranno a schedulare le due leader, una ormai convinta a candidarsi in tutte le circoscrizioni per le europee e così umiliare definitivamente la Lega di Salvini, l'altra ancora incerta se proporsi ovunque per non togliere la possibilità di essere elette ad altre donne Dem. Comunque è già ingaggiato in questo avvio di primavera. Del resto,
quel che resta della Giorgia Meloni di una volta è poco. I suoi elettori la ricorderanno quando scriveva un paio di tweet al giorno per spiegarci che avrebbe risolto il problema dei flussi migratori con il blocco navale. Oppure i video dal benzinaio contro le accise che dovevate abolire. La ricorderanno accanita oppositrice dei poteri forti e dei grigi burocrati europei scagliarsi contro l'euro promettendo di riportarli fuori dall'euro. Non possiamo che dirci soddisfatti anche di questo cambiamento di faccia. Come va invece dalle parti della Lega? Matteo Salvini, che è sempre alle prese col codice della strada per il quale si immagina un improbabile prossimo largo consenso, per questa sera alle 19 ha convocato il Consiglio federale. All'ordine del giorno europee e regionali, oltre alla convention di sabato a Roma di Identità e Democrazia, il gruppo del Carroccio a Bruxelles. Oltre all'assenza di Fedriga, Zaia e Fontana, governatori del Nord, è annunciata anche quella del Fontana, presidente della Camera. Non considero Salvini in discesa, ha spiegato invece l'omonimo governatore lombardo, storico esponente leghista. Credo però che in questo momento ci sia oggettivamente qualche malumore nel partito, ma sono convinto che con la realizzazione dei congressi si possa risolvere tutto. A Roma alla kermesse mancherà anche Marine Le Pen e anche l'ultradestra tedesca di AfD, Alternative für Deutschland. Io ieri ho ricevuto una telefonata dal ministro Piantedosi mentre ero in macchina con la scorta. Sono sotto scorta da 9 anni. Se c'è solo l'anticamera di un sospetto sull'amministrazione comunale di Bari, sul consiglio comunale di Bari e sul sottoscritto, allora io rinuncio alla scorta. Io non posso stare sotto scorta. Non posso essere nello stesso tempo considerato un sindaco antimafia e contemporaneamente il Ministero dell'Interno mi manda l'accesso al comune per verificare se ci sono le condizioni per lo scioglimento. Che succede a Bari? Il sindaco Antonio De Caro ieri ha tenuto una affollatissima conferenza stampa dopo che nei confronti del comune è stato disposto un provvedimento ispettivo come conseguenza di un'indagine che ha portato a 130 arresti e alla nomina da parte del tribunale di un amministratore giudiziario per l'azienda Mobilità e Trasporti. Cosa significa? Intanto tutto questo accade a meno di 3 mesi dal voto comunale, corsa che non vedrà protagonisti De Caro, arrivato alla fine del suo secondo mandato e interessato alle europee. E arriva comunque dopo 10 anni di amministrazione e di lotta del sindaco, attestata anche dalla procura, a 14 clan locali. Così, quando termina la sua conferenza, De Caro si lascia andare. Ciao Antonio, grazie assai. La voce si rompe, qualche lacrima, poi il primo cittadino barese abbraccia chi gli va incontro. Ma tornando al quadro generale, il Ministero degli Interni, nella persona di Matteo Piantedosi, ha informato De Caro di aver dato il via libera a un'indagine ispettiva, quindi all'istituzione di una commissione d'accesso per lo scioglimento del comune di Bari per infiltrazioni mafiose. Dietro c'è un'inchiesta condotta dalla DDA e dalla polizia che ha travolto la città in tutte le sue articolazioni. L'imprenditoria, la società civile e la politica, con una consigliera comunale, Maria Carmen Lo Russo, passata dal centrodestra alla maggioranza e arrestata per voto di scambio. Stessa sorte toccata a Francesca Ferri, consigliera del centrodestra, anche lei arrestata per scambio elettorale politico-mafioso un anno fa. Tutto comunque gira attorno ad alcune nomine dell'AMTAB, un'azienda municipalizzata, che secondo l'antimafia sarebbero state decise dalla malavita, più precisamente dal clan Palermiti Parisi. De Caro non ci sta, parla di un atto di guerra nei confronti della città di Bari, sfodera i tanti fascicoli che hanno portato il comune a denunciare le minacce mafiose, a prendere la parte dei cittadini vessati dai clan locali. E poi, l'avete sentito, il sindaco si dice pronto a rinunciare alla scorta che lo protegge da 9 anni e accusa la destra che starebbe facendo sabotaggio elettorale. Ribatte al TG1 proprio Piantedosi.
Nicosi. Io capisco l'amarezza del sindaco di Bari. Il nostro governo, da quando si è insediato, ha già sciolto 15 comuni, quindi queste procedure hanno riguardato. Qui stiamo parlando solo di commissione d'accesso, ma abbiamo sciolto 15 comuni in prevalenza guida di centrodestra. Questo governo ha dichiarato guerra alle mafie, non certo agli amministratori locali. Amarezza o no, a insospettire sono i tempi. L'inchiesta è scoppiata a meno di 3 mesi dal voto barese. E poi i modi. È il governo a intervenire direttamente con il suo ministro degli interni su una questione locale. L'avvio del procedimento è stato sollecitato al Viminale da una delegazione di parlamentari del centrodestra. Mauro Dattis, commissario regionale di Forza Italia, oggi vicepresidente della commissione antimafia. Francesco Paolo Sisto, viceministro alla giustizia. Marcello Gemmato, altro viceministro alla salute. Il procedimento durerà 3 mesi. Si chiuderà quando il voto della città sarà tra il primo turno e il ballottaggio, a meno che le elezioni non vengano rinviate. Ma a prescindere dall'esito, la macchia su Bari e su De Caro è evidente, per ora. La giornata, cosa c'è da sapere, è un podcast di Laura Pertici. Una produzione, One Podcast.